Siamo qui questa mattina per presentare l'evento dell'11 novembre, di sabato 11 novembre, e neuroscienze tra psicologia e filosofia. E questo, diciamo, è il titolo principale dell'evento, che ha la sua caratteristica prioritaria nel rispondere alla terza missione dell'università. L'evento nasce appunto in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino, Dipartimento d'Eccellenza Scienze Umane e Università Popolare Etica. In particolare, in questo caso, la terza missione ci permette di entrare la mattina dell'11 novembre di sabato con dei laboratori di filosofia presso il liceo Nolfi Appolloni di Fano, le classi quinte, le ultime classi. Poi il pomeriggio, appunto, a Fano, presso i locali di Etica Center, in via Enrico Mattei 24P, si svolgerà il convegno dalle 16, andare avanti fino alle 19:30, poi ci sarà anche una tavola rotonda finale. A chi è rivolto? In particolare è rivolto un po' a tutti coloro che sono interessati all'argomento, ma a tutti gli insegnanti, esperti della relazione, quindi psicologi, educatori. L'evento è gratuito? L'evento è assolutamente ad ingresso libero, l'evento di sabato del pomeriggio è assolutamente ad ingresso libero. L'obiettivo è quello di portare dei temi di alto livello dal punto di vista scientifico, come le neuroscienze, alla portata della popolazione. L'obiettivo è quello di creare delle consapevolezze più profonde su come funziona la psicologia, la filosofia, con tutto il valore aggiunto che ci portano le neuroscienze e la biologia, su come funziona il sistema nervoso, le emozioni e, in questo specifico convegno, il rapporto, diciamo meglio, il parallelismo tra mente e corpo. Quindi, come si svolgerà il convegno? Alla mattina ci saranno dei laboratori per gli studenti delle scuole superiori, delle scuole di secondo, istituti di secondo grado, e al pomeriggio, a partire dalle 4, ci saranno dei relatori illustri, tra cui i direttori di dipartimento, che parleranno del loro punto di vista riguardo questo importante tema.